una piccola cupola qui sopra e una luce blu. Una fiamma blu orientata verso l'alto. E questa fascia sembrava tagliata a metà e era completamente illuminata. Di che colore? Bianca. Tutta bianca. Brillante? Molto brillante. E la luce illuminava il fondo dell'oggetto fino al terreno. Ma adesso non posso essere molto precisa se la luce che si rifletteva in basso era unica o era formata da più fasci di luce. Ma sicuramente le fiamme venivano dal basso. Che colore avevano le fiamme? Le fiamme erano rosse. Com'era il fumo? Più in alto, tutto intorno all'oggetto. Come una nebbia che si espandeva? Sì, tutto intorno. Non lo so, però qui era luminosissimo. Si muoveva? Non posso dirlo con certezza, sembrava. L'ho visto ed era così brillante e ho notato anche il blu e la luce in basso che splendeva. Era come uno spot. Ma l'oggetto era alzato rispetto al terreno. Insomma, che distanza c'era tra l'oggetto e la terra? Circa... Ma forse... Questi sono alberi? No, no, erano le fiamme. Stava dicendomi, scusi? Che erano circa 10 piedi. E ho pensato, oh mio Dio...
Seguiamo ora l'analisi compiuta sul video attraverso una serie di sequenze. Apparentemente mentre l'operatore sta ancora camminando, emerge la chiara immagine di un oggetto a forma di disco. È perfettamente visibile, specialmente se è esaminato fotogramma per fotogramma. Due bagliori o fiamme colorate rosse risaltano sulla sinistra dell'oggetto, illuminandone il bordo, ma sembrano comunque separate dal disco, che non sembra in fiamme o danneggiato. Al centro della parte superiore del disco c'è una costruzione triangolare simile ad una torretta. Le luci lampeggianti già presenti nel segmento precedente fuoriescono da un congegno stroboscopico che oscilla sulla sommità della torretta. Ogni flash viene poi riflesso dalla curvatura della parte superiore del disco verso il basso. La frequenza stroboscopica è approssimativamente di 7,5 cicli al secondo e ruota verticalmente, al contrario delle luci orizzontali tipiche dei veicoli di emergenza o di aerei. I flash, caratteristici di un dispositivo stroboscopico, risultano variabili, con impulsi di alta intensità seguiti da altri di minore intensità. Analisi preliminari del video dimostrano che l'oggetto ripreso è reale, stazionario al suolo e in funzione. Maggio. Scoperta di testimoni oculari, localizzazione dell'atterraggio e prelievo di campioni. Ci troviamo sul posto. È domenica 10 maggio 1992. L'evento accadde il 18 agosto 1991. Il videotape che abbiamo appena visto è giunto da una fonte anonima, Guardian. Probabilmente fu girato da quella cresta di terreno. Testimoni oculari hanno seguito la scena dalla casa che si trova direttamente davanti a noi. Diane Lebanek era alla finestra della camera da letto al piano superiore quella notte. Osservò una serie di luci o fuochi rossi ed una grande luce biancastra ed una notevole attività di elicotteri, il tutto in un periodo di 2 ore fra le 22 e le 24. Abbiamo ragione di ritenere che su questa area ci siano le prove, cioè le tracce dei fuochi o dell'effetto dei fuochi, come su questi cespugli, completamente morti. Abbiamo trovato spazi erbosi dove la porzione superiore del fogliame è completamente bruciata, come per un effetto di combustione, probabilmente per un fenomeno di origine termica. Qualcosa che doveva somigliare alle fiamme che abbiamo visto nel filmato. Adesso analizziamo alcune caratteristiche di quest'area. Seguimi con la telecamera, per favore. Ecco, questo è indicativo del livello di combustione. Il nero sui ciuffi di erba. Molto secca. Potete vedere come sia fortemente disidratata, nonostante le piogge che sono seguite in questi 9 mesi. Un'altra caratteristica peculiare sono gli arbusti completamente morti, come questo, e un altro più in là, e altri un po' ovunque in quest'area. Invece, se andiamo con lo sguardo un po' oltre, i cespugli sono sani e verdi, tipico della macchia di questa zona. Eccone lì un altro. E di nuovo le tracce scure, forse sono residui dei fuochi. Questa pianta mostra tutte le peculiarità di un'esposizione ad un'energia molto forte. Non so che tipo di energia, ma è certo che solo un'area circoscritta ne è stata interessata. Infatti, fuori da questa circonferenza, le piante sono perfettamente sane.
Ecco, qui ci troviamo esattamente sul luogo mostrato nel video, il luogo dove avvenne l'atterraggio. Ora facciamo una panoramica. È da lì, da quel dosso, che fu ripreso l'UFO. Ora veniamo all'ultima parte del video. Come già detto, essa era inclusa nella cassetta, di seguito rispetto alla precedente. La qualità dell'incisione sembra però peggiore. Ciò che si vede e si vedrà per 30 minuti circa è un insieme di immagini fisse, forse fotografie, che mostrano un'entità aliena del tipo genericamente noto come grigio, con grandi occhi neri, inespressivi, allungati a mandorla. La struttura della faccia presenta una sorta di sporgenza che uno dei testimoni oculari ha definito come grugno di maiale. Le immagini in sequenza mostrano una palpebra che si sta chiudendo ed altri cambiamenti nella struttura del viso. I forti disturbi nelle immagini video che mostrano le figure aliene suggeriscono un'interferenza magnetica, però non così forte da agire direttamente sul nastro magnetico, ma forte abbastanza per influenzare la velocità delle testine di rotazione del nastro, causando una distorsione nel trascinamento delle tracce. Le entità mostrano apparenti caratteristiche autoilluminanti, di colore biancastro e giallo. Le figure tendono ad ammiccare aprendo un occhio alla volta, una caratteristica nota solo a pochi ricercatori esperti di rapimenti. Falsificare queste caratteristiche richiederebbe una conoscenza profonda della biologia degli alieni. Secondo Bob Oexler, gli avvenimenti precedenti al video Guardian e quelli successivi possono essere sintetizzati nel modo seguente. Cosa accadde veramente nei campi di West Carlton? È tutto un falso, costruito in modo elaborato? O è stato l'avvistamento di un tipo di veicolo top secret, costruito dai militari ed atterrato su una proprietà privata? Oppure si è trattato di una prova più che sostanziale di visitatori di origine non umana? Visto che i testimoni di questo caso sono stati disponibili a sottoporsi alla macchina della verità e a test poligrafici, possono essere esclusi da un concorso in falso. La casa di produzione del programma Unsolved Mysteries della NBC ha speso circa 200 milioni di lire nel tentativo di ricreare gli avvenimenti raffigurati nel video di Guardian, senza però riuscire a duplicarne le caratteristiche peculiari. Anche l'analista ottico del Jet Propulsion Laboratory della NASA, il dottor Robert Nathan, non è stato in grado di provare alcuna evidenza di falso nel video. Pertanto, i ricercatori impegnati nella Guardian Investigation sono giunti ad escludere l'ipotesi di una macchinazione, per quanto elaborata. In questa inchiesta, il mancato rinvenimento di qualsiasi residuo di combustione da fiamma o da attività pirotecniche rende il mistero ancora più fitto. Le analisi video hanno eliminato la possibilità di un errore di interpretazione, frutto della combinazione di luce elettrica e dispositivi fumogeni. Secondo gli esperti in chimica pirotecnica, non c'è modo di nascondere o contraffare gli effetti a lungo termine di residui consistenti su un suolo interessato da una combustione con fumo e fiamme rosse. È quindi possibile concludere che qualunque forma di attività pirotecnica sia stata usata nel corso dei fatti riportati, essa non corrisponde né a un tipo militare conosciuto né ad altre componenti note che, secondo gli scienziati, sono necessarie al fine di produrre simili fiamme rossastre. In aggiunta alle tracce di titanio, residuo del velivolo, all'apparente esposizione delle piante a microonde, la presenza degli elicotteri e la verifica dei testimoni oculari a conferma dell'esatta localizzazione degli avvenimenti, la soluzione del mistero delle attività pirotecniche potrebbe fornire la risposta che i ricercatori hanno inseguito per decenni. Alcune considerazioni ora sull'enigmatico ed anonimo Guardian. Nel corso dell'inchiesta sono state fatte diverse ipotesi sull'identità di Guardian. Il campo dei sospetti è stato ristretto sino a determinare con buona approssimazione di chi realmente si tratta. Ma, non sussistendo alcuna prova su una sua possibile distorsione degli avvenimenti, resta il fatto che la sua scelta di rimanere anonimo ha costretto gli investigatori a puntare maggiormente l'attenzione sulle prove esistenti, invece di sfidare fino in fondo la sua attendibilità.
Spesso le indagini sugli UFO tendono a focalizzare eccessivamente il grado di veridicità delle testimonianze e sui motivi che le generano, al punto da confondere gli obiettivi principali delle indagini. In questo caso, le analisi scientifiche hanno provato di essere gli strumenti più concreti di investigazione. Non di meno, la nostra sete di risposte al mistero Guardian rimarrà insoddisfatta fino a quando questo personaggio, seppure anonimamente, potrà rispondere alla miriade di domande sulla sua conoscenza dei fatti e delle entità che avrebbe incontrato. Bob Oexler è tornato nel distretto di West Carleton per la settima volta nel giugno del 93. Nel prosieguo delle ricerche sono state individuate altre prove concernenti la presenza di alieni in quella zona. Il 10 febbraio 93, dopo la trasmissione Unsolved Mysteries, è stato riferito un altro avvistamento nella stessa proprietà. L'evento ha colpito in particolare un'anziana signora completamente ignara dei fatti precedenti. E di nuovo, il 12 maggio 93 alle 20:30, appena dopo il tramonto, c'è stato un altro avvistamento. Questa volta un disco di colore rossastro si è librato direttamente sul luogo dell'atterraggio precedente, agosto 91, innalzandosi lentamente per poi sparire all'improvviso, illuminando le cime degli alberi sottostanti. Si è parlato di un'installazione extraterrestre nelle vicinanze e di elicotteri che scendono nella foresta in punti privi di strade di accesso. E di una possibile escalation di ostilità fra alieni e militari. Ci sono state anche segnalazioni di strane impronte di piedi lungo le sponde di un torrente vicino. I racconti dei testimoni oculari confermano l'evidenza di una serie di incontri ravvicinati con entità che avrebbero più volte tentato di portarli a bordo delle loro astronavi. L'inchiesta di Bob Oexler continua. Nel corso della nostra inchiesta abbiamo trovato altri due testimoni adulti, oltre a Diane Lebanek e i suoi bambini, che videro cosa accadde quella notte del 18 agosto 1991. La prima cosa era esaminare le strane immagini delle entità aliene con la convinzione che la prima parte del video trattava un avvenimento reale ed autentico. Abbiamo condotto un'approfondita serie di ricerche analitiche, probabilmente molto di più di quanto sia mai stato fatto per un singolo avvistamento UFO. Siamo totalmente convinti che l'evento è autentico, ma siamo rimasti con gli interrogativi riguardanti le entità. Come ho detto nel programma della NBC Unsolved Mysteries, per quale ragione qualcuno con in mano un filmato autentico ha voluto costruire immagini false di alieni? Naturalmente questa ipotesi di macchinazione non è da escludere a priori. Tuttavia, le nostre analisi sulle immagini, questa prima fu fornita da Guardian in un'occasione precedente, nell'89, hanno evidenziato le straordinarie caratteristiche di questa entità. Come quella specie di scudo rialzato, una maschera sul viso. Soprattutto i cambiamenti che si possono notare immagine dopo immagine. Supponiamo che si tratti di fotografie fisse, di fermi immagine registrati su video. Questo entra in contraddizione rispetto ai continui sbalzi elettromagnetici che sono presenti lungo tutta la registrazione. Ma ciò che è più importante è il fatto che solo un occhio dell'essere tende a chiudersi. Entità come queste sono state osservate in alcuni casi di rapimento. Nel caso Guardian furono osservate da un testimone oculare che si trovava a meno di 20 metri dall'oggetto. Le ha descritte come entità autoluminescenti con un'emanazione luminosa proveniente dalla pelle e movenze lente come se fossero immerse nella melassa. Le caratteristiche facciali sono state descritte come protuberanti, nel senso di una sorta di muso animale. Cosa fosse, non saprei. Forse un dispositivo per la respirazione o forse ancora altro. Per il momento non lo sappiamo. Differentiation is, we're not quite sure. Could it be some sort of a breathing apparatus? We really don't know.
ora ci divertiamo a vedere se possiamo ricostruire col computer l'immagine di questo oggetto. I contorni per sovrapposizione li abbiamo delineati con un apposito programma e ora cercheremo di dire al computer come possiamo costruire l'immagine in tre dimensioni di questo oggetto e poi cercheremo di mettere l'immagine del nostro oggetto costruito col computer di sovrapporlo all'immagine reale e vedremo se ci sono delle discordanze, delle differenze o delle analogie. Ecco, in questo caso l'oggetto apparrebbe, poi lo vedremo meglio, essere una specie di piatto rovesciato i cui contorni, lo vediamo con le luci e le ombre ricostruito, con i contorni ben precisi. Rivediamo un attimo com'era l'oggetto filmato, cerchiamo ora di vedere com'è il nostro oggetto. Facciamo ancora qualche piccolo cambiamento, cerchiamo di rendere la nostra costruzione più simile possibile all'oggetto che è stato in realtà fotografato. Qui abbiamo semplicemente raddrizzato l'oggetto sull'asse orizzontale per vederne la parte inferiore, però la fotografia ancora non è perfetta. Perché? Perché l'immagine da computer non è ancora perfettamente sovrapponibile a quella reale presa in considerazione. Ecco, in questo frame sono state messe in evidenza alcune principali caratteristiche di questo oggetto. Abbiamo in alto la luce stroboscopica che si accende e si spegne con una frequenza molto elevata, una calotta tonda che è illuminata in parte dalla luce stroboscopica, un'ala tonda sia a destra ovviamente che a sinistra, che è questa, e una semisfera centrale illuminata che illumina ovviamente tutta la parte sottostante dell'oggetto. Questa è l'immagine dell'oggetto come doveva apparire a chi ha fatto le riprese. Come si può notare, si intravede la semisfera in basso e si intravede dei contorni che, ecco, potevano più o meno essere visti in questo modo da chi ha ripreso la telecamera. Si nota molto poco, come vedete, la luce stroboscopica, però un riflesso sulla calotta, come in realtà c'è, la parte inferiore è completamente illuminata e si nota questa particolare modanatura circolare che in effetti abbiamo anche nei fotogrammi a nostra disposizione. Praticamente cercheremo di mettere in sovrapposizione l'immagine dell'oggetto da noi costruito con l'immagine veramente ripresa dalle telecamere. Ancora vedendo questo oggetto da un punto di vista diverso, cioè con una retinatura ben precisa, l'oggetto apparrebbe, quindi come costruzione, essere fatto in questo modo. Vedete che i contorni sono stati apposta resi non nitidi perché non sono nitidi neanche quelli del filmato. Ora cerchiamo di fare questa sovrapposizione. Ecco, i due oggetti, li vedete, sono uno sovra l'altro. Cerchiamo di evidenziarne uno prima, questo è l'oggetto ovviamente del filmato. Vediamo l'oggetto da noi riprodotto. Vedete i particolari, le luci stroboscopiche, la parte della calotta che vengono illuminate, le semisfere sotto, la parte tonda e la modanatura tonda. In parole povere possiamo dire che almeno all'80% siamo sicuri di aver ricostruito un oggetto decisamente simile a quello che appare nel filmato canadese in questione. In questo fotogramma possiamo notare come ci sono dei particolari forse molto interessanti più che negli altri fotogrammi. In effetti possiamo notare le seguenti cose. Primo, le due mani o presunte tali dell'umanoide. Una, quella di destra, tiene in effetti in pugno qualche cosa di molto luminoso e sembra che questa fonte luminosa sia la causa della luminescenza che ha questo volto, perché si può notare che il volto è illuminato dal basso e non dall'alto.
In realtà si nota anche l'altra mano, quella appoggiata su un fianco, e si evince abbastanza bene il pollice e almeno tre dita della stessa mano. In effetti, questi due particolari, uniti a come si presenta il volto di questo presunto umanoide, fanno pensare che la luce viene dall'esterno, non è assolutamente l'umanoide a essere a illuminare se stesso con la sua luce. E inoltre si evidenzia benissimo la posizione e la forma delle due mani. Qui possiamo vedere una delle tante immagini del presunto alieno, che è stata praticamente trasformata in numeri binari per poter essere letta dal computer. E cerchiamo di vedere in un ingrandimento come appare l'occhio sinistro di questa entità. Come si può vedere, quest'occhio è particolarmente strutturato, in quanto c'è un punto nero al centro, un colore blu, e poi questi colori che vanno verso il bianco, dal nero al bianco, che dimostrano che quest'occhio è strutturato come se fosse una piccola fossa. Quindi in realtà non appare come qualche cosa di piatto, non appare come un semplice buco ricavato da una superficie tonda, ma bensì appare come fosse un occhio simile a un occhio umano. Dovendo esprimere un giudizio sia pure epidermico su quello che il video in quanto tale dà, io direi questo: se si fosse voluto costruire al tavolino un video falso, penso che lo si sarebbe realizzato in maniera un pochettino più semplice e non certamente in maniera così complessa. Meno che mai, con tutta una serie di aspetti anche cromatici, quali riscontriamo viceversa in questo corpo che non trova effettivamente una attenta analisi, alcuna identificazione effettiva. È inutile negare che un coinvolgimento emotivo c'è stato, come è inutile dire che una persona che si interessa di scienza non debba avere coinvolgimenti emotivi quando guarda cose di questo tipo. È chiaro che la prima cosa che ho pensato è che se effettivamente ci trovavamo davanti a un filmato reale, questo era un filmato molto emozionante, perché per la prima volta avevamo di fronte a noi una prova scientifica dell'esistenza di queste macchine. E la cosa che ovviamente avremmo dovuto fare era studiare questo filmato nei minimi particolari per poter ottenere tutte le informazioni, questa volta scientifiche, bypassando quello che noi pensiamo nel nostro cuore, ma veramente scientifiche, che il filmato ci poteva dare. Riassumiamo le possibili ipotesi sull'identità di Guardian. La prima, un po' remota, è che sia capitato lì per caso. La seconda, suggestiva quanto incredibile, è che la sua presenza sia stata determinata da precedenti collegamenti di tipo contattistico con alieni. La terza è che abbia svolto un ruolo coordinato in ambiente militare. La quarta, che sia stato uno strumento inconsapevole di depistaggio delle informazioni che potevano scaturire dagli altri testimoni oculari. L'ultima, forse più realistica ipotesi, è che Guardian si sia impadronito furtivamente del materiale filmato.